2-2 per Brindisi finora, che ha trovato però le triple della coppia Gaspardo-Bell. Qui Thompson, grande circolazione di palla, grandissima giocata dell'Epicasa. Attenzione perché ha rischiato l'infrazione di 8 secondi a metà campo, vuole andare fino in fondo, assist immaginifico da parte di Darius Thompson. Il rimorchio di Perkins è perfetto della DeLonghi, non trova però il bersaglio grosso, allora Treviso può correre in sovrannumero. Logan si prende una tripla dal palleggio, la manda a bersaglio David Logan, sensazionale quando decide di fare queste giocate. Allora Sokolowski a ripulire, a concretizzare il rimbalzo, poi vorrebbe correre, lo fa bene, gran lavoro individuale da parte di Chris Mekoulou, bellissima giocata qui, quei centimetri di troppo per prendersi il tiro direttamente dal palleggio. Bell, il bounce pass per Krubali, doppio lungo perché Krubali ovviamente può giocare anche da 4 e lo dimostra evidentemente il perché, gran lavoro di Chris Mekoulou. E allora torna avanti l'Epicasa. Mekoulou però, se da una parte a livello di non possesso paga nella metà campo difensiva di Brindisi, Brindisi però che concretizza il recupero difensivo per un attimo, uno scontro con la terra arbitrale. Visconti adesso sta facendo tutta la differenza di questo mondo, trova il canestro, trova anche il fallo, si inchioda sul primo ferro e allora Brindisi può aumentare ulteriormente il proprio vantaggio. Si nasconde molto bene sulla linea di fondo Mattia Udom, formazione padrona di casa che non ha segnato per i primi 2 minuti di questo secondo tempo, ci prova a sbloccarsi con Achele e lo fa proprio a spingere la transizione primaria degli ospiti. Perkins vuole giocare uno contro uno, si gira bene, ne scrive altri 2. Questa sua serata servono e come alla squadra di coach Max Menetti, che adesso deve difendere su Thompson. Altro assist immaginifico di Darius Thompson, che arriva a quota 10 assist, semplicemente inarrestabile quando c'è da costruire per i compagni. Logan si prende la tripla in step back, la manda a bersaglio e adesso stanno salendo di colpi e di intensità. Non si concretizza la layup da parte della DeLonghi, Brindisi è già dall'altra parte e Udom allora si porta a casa nuovamente il ferro della DeLonghi. Adesso 20-11 il parziale di questo terzo quarto, grandissimo qui il taglio di Achele, grandissimo anche l'assistenza, record di assist in una singola gara di LBA, Serie A1 se preferite, appartiene a Luca Vitali, reverse impressionante di un Mattia Udom che adesso sta davvero facendo le pentole anche i coperchi. Azione di tiro, semplice rimessa, già eseguita peraltro da David Logan, intanto il secondo personale a livello di falli per Zanelli. Logan si prende, si alza e spara, ne scrive 3 e allora mini break. Lascia semplicemente senza parole quando trova queste soluzioni offensive, però è ancora meno 11 perché Udom sta continuando a martellare da oltre l'arco dei 6,75 e davvero fa back to back 3, possesso precedente dal pari ruolo avversario Chris Mekoulou. Logan riceve, partenza devastante, ancora altro grandissimo reverse di David Logan. Zanelli tiene vivo il palleggio su di lui, cerca di fare il massimo di Wayne Russell, un tentativo di cenno di raddoppio, va fino in fondo, Krubali lascia sul posto tutta la difesa, non c'è aiuto e allora finisce sul 108-90, una grande partita